per far parte del coro ANA bisogna aver fatto la Naia? No, è una cosa da sfatare, perché qui abbiamo alpini che hanno fatto la Naia appunto come alpini, ma anche gente che non ha fatto assolutamente la Naia, quindi non è un requisito necessario, assolutamente. Lo statuto prevede che l'unica figura che deve essere, che aver fatto il servizio militare negli alpini, è il presidente. Per tutte le altre cariche sociali e per i coristi non è prevista questa formula. Il caporal primo fa parte della divisa, quindi la divisa del coro, ci sono due, una divisa estiva e una divisa invernale, prevede sempre l'uso del cappello alpino. Possiamo dire, presidente, 60 anni e non sentirli? Oddio, si sentono, perché comunque siamo una compagine che ha nei propri coristi anche delle persone che nell'età hanno una certa... si sente, diciamo, questa caratterizzazione. Cerchiamo di trovare nuovi coristi che in qualche modo alimentino e abbassino anche la media. Questi 60 anni sicuramente li abbiamo comunque sempre vissuti con uno spirito come quello con cui siamo nati nel 1958. Tutta la preparazione è stata curata per avere un profilo storico dell'evento, quindi abbiamo voluto unire avvenimenti storici accaduti nella città di Vittorio Veneto, o comunque diciamo elementi storici, avvenimenti storici importanti a livello nazionale, su cui noi abbiamo poi abbinato delle canzoni nate per il coro ANA, quindi armonizzate per il coro ANA. Per fare questo poi ci siamo voluti fare aiutare anche da altri due cori, i cui due maestri sono stati componenti del coro ANA, e quindi diciamo c'è un connubio storico e un connubio di amicizia che sabato sera appunto si concluderà in una serata che avrà questa alternanza storico-artistica. Il filone principale è senz'altro quello della tradizione degli alpini, perché il nostro è un coro ANA, però spaziamo naturalmente anche nel repertorio popolare, nel repertorio sacro per le cerimonie ufficiali. In questi ultimi anni ci siamo dedicati molto al repertorio della Prima Guerra Mondiale, riscoprendo i canti principali e più importanti e le ricerche storiche sulla Prima Guerra Mondiale, che adesso si sta concludendo, e concluderemo con questa bellissima festa del 60°. Durante le prove è una lotta continua per portare tutti sul solco della ricerca della perfezione, dell'equilibrio musicale, e sembra sempre che sia una lotta impossibile. Dopo, quando siamo sul palco, c'è il pubblico, così avviene sempre, quasi sempre avviene il miracolo e si trasforma, e vediamo che tutto il lavoro fatto durante le prove dà un risultato a volte veramente entusiasmante, che il pubblico ci riconosce con dei applausi molto, sempre molto calorosi. Maestro, 60 anni sono un bellissimo traguardo. So che questa sera avete preparato un regalo per i lettori di qdpnews.it. Cosa ci canterete? Sì, vi canteremo il nuovo brano che sarà presentato sabato in prima esecuzione, Siamo i vostri fratelli. È un brano che ho scritto per la festa del 60° e anche per la conclusione delle celebrazioni dell'anniversario dei 100 anni della guerra. Un brano che inneggia la pace, ma in modo un po' particolare, ma sentirete sicuramente ascoltando il brano.